Siamo in compagnia di Gaetano Pampallona, critico scrittore, ha partecipato alla presentazione del libro di Alfredo Romano, Talento tra mito e realtà, un libro che è stato sottolineato, parla non solo dell'avventura dei meridionali sono della città castellana, ma racchiude un significato più profondo, come dice lo stesso Pampallona quando afferma siamo figli della stessa terra. Cosa vuol dire? Intendo dire questo, che spesso l'emigrazione non è l'espressione di una fuga dalla propria terra per l'invivibilità, un termine troppo consumato per la verità, ma rende molto l'idea. Cioè perché la nostra terra di origine è una terra ingrata, nemica, cioè non ci dà da mangiare, detto in soldoni. Anch'io sono un emigrante e sono un emigrante per ragioni di questo tipo. Mi sono posto il problema dell'emigrazione di chi ha desiderio di unirsi ad altri popoli, di fare esperienze esistenziali diverse, di fuggire da una cultura che non consente uno sviluppo innanzitutto della sua propria individualità e dunque di andare ad assorbire succhi culturali, artistici, di conoscenza che diano luogo appunto a un processo di unificazione più ampia, per cui ho citato così a mente due paesi più distanti culturalmente possibili, che i cittadini del Nepal ad esempio possono e debbono sentirsi non diversi ma unificabili ai cittadini della tanto decantata Parigi ad esempio. C'è un libro di Umberto Eco, Transcultura, che io invito per la lettura, in cui appunto è detto, nell'ambito di un lavoro di gruppo che Eco fa con altri linguisti, etnografi, antropologi della cultura, studiosi quindi dell'antropologia culturale, sociopsicologi, eccetera, in cui vede come sia possibile una via che unifichi popoli delle razze e delle civiltà più diverse. In questo senso il libro di Romano, in quanto lancia questo messaggio, che i leccesi immigrati nella terra di Civita Castellana si sono piano piano fusi e hanno attutito la diversità delle loro origini, in questo senso mi sembra che il libro contenga un messaggio del tutto estensibile a livello planetario.